Come sta riprendendo? Ma non mi dici niente, ma non bevi oggi, Luca, non bevi. Un po' di cosine arrivate dall'Australia, fresche fresche, un bel assortimento. Ragazzi, qui c'è della varietà incredibile di Momento Mori, La Vittoria, abbiamo i vini di Anton von Klopper, Lucy Margaux, qua siamo ad Adelaide Hill, Anton, grandissimo genio del vino, vinifica in uovo di cemento, Tommy Raff, che è il più conosciuto, ma anche Samyon, che è un Semillon, così chiamato in onore di Sam Huge, grande amico suo, scomparso, suicidato, ma anche quello che ha avviato tutto questo discorso del vino australiano naturale, vero, portando insieme a Tom Shobrock nei locali di Melbourne e di Sydney già 7-8 anni fa, tank di vino sfuso da 27 litri da appoggiare sul bancone, per nulla protetto, per nulla sofisticato e ovviamente per nulla modificato, ma anche con Moonoff Button, e lui è Jasper Button, che insieme a sua sorella riprendono le vigne di famiglia, convinti di un grandissimo prodotto, e parlano con i genitori, e i genitori dicono: qui c'è del potenziale, questo era il 2012, ci fermiamo da vendere le uve ai negozianti e cominciamo a produrre noi di nostro. Oggi ci assaggiamo Fildo Sparro, che è in un classicissimo assemblaggio di Sangiovese, Cabernet, Merlot, Viognier, Moscato. Un po' di tutto, ma qui dentro c'è un calore energetico e un'idea di giovinezza e di piacevolezza tutta australiana. Fantastico, il naso è... Luca, guarda, te ne do un goccino anche per te, anche se non te lo metti. Ma il naso è una spremuta di agrumi. Guardate che colore brillante, fantastico. Questo è Field of Sparrow. L'altra volta, assaggiando i vini di Lucy Margaux, al naso ci sembrava di annusare un gazpacho. Qui siamo sullo stesso livello di freschezza, di gentilezza, di spontaneità. Bocca rotonda, densa. Una chiusura strettamente acida, un pochino di volati di troppo, però giocati effettivamente su quello che un posto come l'Australia può mostrare nel bicchiere, e vi accorgerete, ve lo accorgerete già dal colore, ma vi accorgerete che è tutta un'altra Australia.